Valerio Scanu è pronto a tornare sul palco del Festival di Sanremo. Il cantante si è raccontato al giornale. Ha spiegato il motivo che nel 2013 lo ha portato a prendere le distanze dalla sua casa discografica. Denuncia il sistema delle major, che sfruttano i giovani, senza un progetto a lunga scadenza e per questo sono stato relegato in un angolo, snobbato. Ora che ho trovato la mia strada, che ho la mia etichetta la Naughty Love Yo, sono tornati a bussare alla mia porta. A offrirmi montagne di soldi a scatola chiusa, senza neanche chiedermi quale fosse il mio progetto. A voler lavorare per me anche gratis. Il solo fatto di andare al festival bastava. Ma così è troppo facile, e io ho detto no. Dopo la vittoria riportata tale quale show, dunque, il cantante ritorna in un programma condotto da Carlo Conti. Per questo, ha preferito fare una precisazione. Ma non sono stato raccomandato. Se fosse stato così, mi avrebbe chiamato anche l'anno scorso, quando ho partecipato la prima volta. Mi ha scelto perché finalmente piove un bel pezzo, con un testo che ti prende subito ma che non è scontato. E pensare che la pioggia, quando ero all'Isola dei Famosi, proprio non la sopportavo. Infine, ha parlato della cover scelta per il suo ritorno a Sanremo. L'artista canterà Io vivrò, senza te, di Lucio Battisti. La sorpresa sarà che per la prima volta sarò al pianoforte. L'ho scelta perché era il cavallo di battaglia di una mia amica, cantante di piano bar, che è mancata da poco. Sono certo che sarà il mio angelo custode al festival. Chi se ne frega.